sono di fronte all'edificio del segretariato del Consiglio di Digura. Digura è l'isola che fa parte della Tolodia Ari Sud. Ovviamente quando sono sbarcata la voce si è sparsa e tutti hanno cercato di darmi il loro benvenuto, tra cui anche il consular. Ed è per questo che sono qui, per sapere come viene gestita questa isola stupenda di 3 chilometri. Posso dire con orgoglio che Digura è una delle isole migliori delle Maldive. Siamo un paese musulmano, abbiamo una nostra cultura che vogliamo preservare, ma allo stesso tempo vogliamo incentivare il turismo. Abbiamo avviato il business delle guest house circa 2 anni fa. Da allora non abbiamo avuto nessun problema. Turisti e locali hanno sempre coabitato in armonia. Non abbiamo nessun problema di droga, furti, le persone si sostengono a vicenda e sono amichevoli e disponibili. Quindi sia i locali che i turisti sono molto contenti qui. Gli abitanti non gettano nessun tipo di spazzatura sulle spiagge. Il problema è che resort e safari boat tuttora gettano plastica e altri rifiuti nel mare e il mare porta questi rifiuti sulle nostre spiagge. Quindi ogni giorno o almeno una volta alla settimana siamo costretti a pulire le spiagge. Pulire le spiagge di un'isola di 4 km è una grande sfida, ma il Consiglio ha adottato soluzioni e programmi efficaci. Abbiamo uno staff che si occupa di pulire le aree interessate. Inoltre, il Consiglio ha dei programmi giornalieri per ritirare la spazzatura dalle abitazioni. Compostiamo rifiuti umidi, foglie secche, rifiuti organici. Raccogliamo ogni giorno tutta la plastica e altri materiali come il ferro e il vetro in un punto di raccolta e una volta ogni 6 mesi li mandiamo a Tilafushi. Bene, dopo questa chiacchierata abbiamo scoperto qualcosa in più sull'isola di Digura, ma ragazzi io devo assolutamente andare a vedere il Rashu Kolu, cioè la parte più stretta dell'isola di Digura, dopodiché a caccia di guest house. Ebbene sì, ci addentriamo nella foresta in motorino. Lui è Shyam, la mia guida d'eccezione. Rashu Kolu, ovvero la fine dell'isola, la punta più stretta di Digura. Questo posto è talmente bello che oltre ai locali che vengono a mangiare, a divertirsi con la musica durante il loro fine settimana, viene raggiunto da tutti. Anche le persone dei resort arrivano qui per fare snorkeling, volleyball, prendersi il sole. Io ho veramente caldo e se non vado a mettermi la 50 mi stacco la pelle, scusate. Una piccola passeggiata, arriviamo finalmente al vertice dell'isola di Digura, questo famoso Rashu Kolu. Devo dire che una ragazza metà tedesca come me, farsi questa passeggiatina sotto il sole non è proprio delle scelte più sagge, ma per fortuna che io sono allenatissima. Oh! Che detto? Ok, ce l'ho fatta! Sto bene! Ne valsa la pena fare questa camminata sotto al sole. Devo avvertire che sono arrivata sana e salva. Eccoci. Qui Rashu Kolu, vertice dell'isola, al centro villaggio. Tutto bene, passo e chiudo. Meno male che esiste questo interfono, Adam Beach è una guest house nata da poco ed è nata come business familiare. Questo perché un ragazzo di nome Imran, durante il suo trascorso in America, purtroppo perse il papà. Decise quindi di mollare tutto in America e ritornare nella sua isola natale, cioè Digura, e creare
questa guest house chiamandola in onore di suo papà Adan. Ha soltanto 4 stanze, opera come bed and breakfast, ma qualora lo si voglia si può richiedere la cena o il pranzo esclusivamente maldiviano, altrimenti a pochi metri ci sono ristoranti o bar. Curata ed essenziale, abbracciata dalla rigogliosa e fitta vegetazione locale, possiamo anche ammirare pipistrelli veramente grandi che passano da un albero all'altro. Ovviamente sono innocui, perché altrimenti non stare qui. Ecco, adesso ne è appena passato uno, proprio mi salutano. Ciao Olivia! Vorrei far notare anche l'architettura decisa da lui e costruita da lui e dal fratello. Ad esempio, le mura che cingono questa guest house sembrano di mattoni, ma in realtà è corallo. Questo perché Imran, prima di costruire questa guest house, andò a prendere tutti i coralli delle case vecchie, perché le case vecchie prima erano fatte di coralli, e decise di riciclare appunto i coralli, anziché farli buttare, li prese e abbellì così la sua guest house.